Tutti ragazzi, benvenuti in questo video. 4 gol all'andata, 4 gol anche al ritorno. L'Atalanta di Giampiero Gasperini farà parte delle migliori 8 d'Europa. Vola agli ottavi di finale di Champions League. Un'impresa memorabile per la prima volta agli ottavi, per la prima volta anche ai quarti di finale. Stessa musica, stessa storia anche per il Lipsia, che batte nettamente alla Red Bull Arena il Tottenham di José Mourinho. Finisce 3-0 in Germania dopo l'1-0 ottenuto alla Tottenham Hotspur Stadium. Vittoria anche al ritorno, quindi Atalanta e Lipsia sognano in grande, segnano questa edizione della Champions League, perché dopo le imprese lo scorso 19 febbraio queste imprese diventano ancora più grandi, perché oltre all'impresa, oltre a questa sorpresa, si maturano e diventano grandi protagonisti in questa edizione della Champions League. Partiamo dalla Mestalla, dove l'Atalanta ha subito comunque una piccola sorpresa, un piccolo forfait in porta. Non ci sarà Gollini, ma ci sarà Sportiello, quindi esordio assoluto in Champions League per l'ex portiere del Sassuolo. Non sarà una serata facile, ma alla fine comunque sarà grande gioia anche per l'estremo portiere della Dea. Valencia 3, Atalanta 4, il poker insidioso, il poker magnifico di Josip Iličić regala ancora una volta una serata dall'agusto europeo alla Dea, a tutti i tifosi orobici, a tutta l'Italia, a tutti gli italiani che stanno vivendo un periodo veramente molto molto negativo a causa del coronavirus. Ragazzi, questa sera abbiamo tifato l'Atalanta, abbiamo tifato 11 ragazzi che adesso comunque veramente hanno scritto una pagina magnifica dello sport italiano. L'Atalanta vola incredibilmente ai quarti di finale Champions League, farà parte delle migliori 8. Ma che partita è stata? Ok, il poker di Iličić, ma la partita si è messa nei binari giusti fin dai primi minuti, perché la sciocchezza, prima la grande giocata di Iličić, il doppio passo e poi l'atterramento, il fallo veramente ingenuo di DHB regala allo sloveno il penalty. Ategan non ha dubbi, calcio di rigore, piccolo check del VAR e poi dell'11 metri parte proprio Iličić. Questa volta, a differenza della fase a gironi con la partita a San Siro contro lo Shakhtar, non sbaglia tiro centrale, batte Silisen, l'ex portiere della Barcellona, per il gol del vantaggio. Risponde però presente la Valencia, prima con la conclusione da fuori di Rodrigo, con la buona comunque distesa parata di Sportiello, e poi con il gol del pareggio nasce tutta una palla persa malamente da De Roon, anche dall'intervento prima comunque molto buono di Palomino, e poi lo stesso Palomino, lo stesso difensore argentino, lascia la palla vagante, dove si invola Kevin Gamero, l'ex attaccante trasalpino ex Paris Saint Germain, che insacca il gol del pareggio. Il primo tempo si dovrebbe concludere sul risultato di parità, ma al 42esimo c'è l'episodio chiave del match che porterà la squadra di Gasperini in vantaggio a fine primo tempo, perché c'è un tocco sospetto di mano di DHB, ancora una volta lui, il difensore della Valencia protagonista, in negativo, perché segna malamente la prima frazione. Tocco di DHB, Ategan va a rivedere al VAR e consegna ancora una volta la palla a Josip Iličić dall'11 metri. Lo sloveno spiazza Silisen per il gol del nuovo vantaggio, che porta negli spogliatoi in vantaggio gli uomini di Giampiero Gasperini. È un vantaggio meritato per quello che comunque si è visto nei primi 45 minuti, e poi nel secondo tempo pareggio immediato, pareggio e contro sorpasso dell'Atalanta. Tutto nasce dalla cross di Ferran Torres, dal colpo di testa di Gamero, doppietta per attaccante francese, e poi ancora una volta Ferran Torres con un pallonetto molto molto spettacolare batte Sportiello per il gol del 3-2, che fa tremare per circa 4 minuti tutti i tifosi orobici. Ma poi ci pensa Josip Iličić, una contropiede spettacolare in cui
Prima prende palla Zapata. Zapata è entrato alla fine del primo tempo per l'infortunato De Roon. Palla veramente a rimorchio, bellissima per la corrente Ilicic. Prima c'è una finta e poi scarica il sinistro che batte Silisen per il gol del nuovo pareggio 3-3 al Mestalla. Ma oltre alla tripletta, la prima tripletta in Champions League, arriverà anche la Poker. Pensate un po', non aveva mai segnato in Champions League, ne segna ben 5 degli 8 gol che ha segnato l'Atalanta tra andata e ritorno, Josip Ilicic. Arriva il gol della 4-3, un altro contropiede, un'altra azione veramente fotocopia, l'azione memorabile dell'Atalanta, palla zappata per la corrente Freuler che serve poi benissimo, un libero Josip Ilicic che indisturbato prende la mira con il suo sinistro magico e batte per la quarta volta Silisen per il gol della vittoria. Vittoria l'andata, vittoria anche la Mestalla a porte chiuse, ma l'Atalanta vola comunque ai quarti di finale. Un piccolo riassunto anche della gara che si è giocata alla Red Bull Arena, Lipsia 3, Tottenham 0, doppietta per l'austriaco e per doppietta comunque per il Lipsia nel primo tempo di Sabuzer e poi il gol nella finale dello svedese Forsberg per il definitivo 3-0. Una vittoria molto netta, una Tottenham che si è reso protagonista, si è reso pericoloso sia nel primo tempo sia nella seconda frazione, però veramente troppo poco per la squadra di José Mourinho, che ricordavano comunque nella diretta a 40 punti in meno da Liverpool in Premier League, eliminato dalla FA Cup, dal Norwich ai calci di rigore. Veramente una stagione da dimenticare, quindi esce la finalista lo scorso anno, la Tottenham che ha perso lo scorso 1° giugno alla Wanda Metropolitano contro il Liverpool, esce invece quindi nell'edizione successiva solamente agli ottavi di finale, come era stato eliminato 3 anni fa se non era dalla Juventus. Invece viene eliminata questo anno dall'Ipsia, la nuova sorpresa insieme all'Atalanta di questa edizione della Champions League. Segna Sabuzer al decimo, raddoppio del centrocampista austriaco sul cross invitante di Angeligno, e poi ancora una volta l'ex City protagonista nella finale, cross teso di Angeligno, palla per Adams che non ci arriva. Ci arriva invece l'appena entrato proprio al posto dell'autore della doppietta, Sabuzer. Arriva il colpo del definitivo 3-0 di Emil Forsberg. Ragazzi, Atalanta e Ipsia segnano questa edizione della Champions League, due sorprese, volano quindi ai quarti di finale della Coppa dei Campioni. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.